Questa sera è un incontro che assume un valore particolare. Sapete, credo quasi tutti, che da pochi giorni sarà qui il nostro presidente a sostenere il nostro candidato sindaco, e oggi è venuto con me il presidente di Arcea, Sergio Mazzocchi, che ringrazio. Ma presidente, ovviamente, è stato il vertice, ora ci accontentiamo del presidente di Arcea, che comunque ringraziamo perché Tarquinia fa parte di un territorio ad alta vocazione agricola. Per questo oggi abbiamo voluto fare questo incontro elettorale, sì, ma che vertesse sui temi soprattutto dell'agricoltura. Io dicevo appunto che questo è un incontro particolarmente importante perché a mio avviso oggi noi vogliamo sancire quello appunto che ha detto Alf, ovvero un vero e proprio patto tra le istituzioni. Noi dobbiamo essere in grado di creare una filiera importante che vede un asset creato dal Comune di Tarquinia, la provincia di Viterbo e la Regione Lazio, perché in un momento di difficoltà anche economica come questo, le risorse che abbiamo a disposizione noi le dobbiamo utilizzare al meglio, e le possiamo utilizzare al meglio soltanto se c'è un dialogo continuo e costante tra le varie istituzioni, quindi tra l'amministrazione comunale e in particolar modo l'amministrazione regionale, che sicuramente ha il dovere e la volontà di stare vicino agli enti locali, vicino ai cittadini. Io poco fa parlavo appunto con i soci della cantina di Tarquinia, io ho voluto fare una battuta, ho detto che spesso mi viene addebitato che ho poca sensibilità politica. Forse questa è l'unica critica vera che mi fanno, perché la sensibilità politica molto probabilmente non ce l'ho molta, ma io sono convinta che la politica deve essere fatta in modo concreto, soprattutto in tempi come questo. La politica vera deve essere soltanto quella che riesce a dare delle risposte serie e concrete ai cittadini. A me non mi piacciono gli spot elettorali, non mi piace fare preannunciare cose che poi magari non possiamo, non siamo in grado di fare. Di solito quando faccio degli annunci e propongo delle soluzioni ai comuni o anche ai singoli cittadini, sono cose che io so di poter portare a termine. Quindi questo ve l'ho voluto dire per farvi capire, non tutti voi mi conoscono, mi conoscete, ma quello che oggi diciamo qui non è un semplice spot elettorale, ma sarà veramente quello che noi cercheremo di fare per questo territorio, che comunque è anche il mio territorio di origine, perché sono viterbese, quindi mi fa particolare piacere cercare di trovare le soluzioni per quella che è la nostra provincia. Noi abbiamo un dovere, come vi dicevo, istituzionale di farlo, anche se vince il centro-sinistra, però sicuramente ci impegneremo di più se il nostro sindaco sarà Alfio Meraviglia, anche perché non vi nego, come vi ho già detto, che io credo che un rapporto forte e costante con l'amministrazione comunale sicuramente riesce a portare dei risultati più concreti sul vostro comune.